Lorenzi, l'assemblea di ieri sera dei sette consiglieri dimissionari chiude un po' il cerchio di questa vicenda legata alla consigliatura di Flavio, su cui anche ieri sera avete ribadito il vostro parere e giudizio totalmente negativo. Sì, eh, parere negativo, abbiamo diciamo, ricostruito diciamo così, tutto quello che è successo in questi tre anni temi e problemi, lo abbiamo ripetuto a chiare lettere, non c'è nulla di personale con gli ex amministratori, ci sono dei temi, ci sono dei problemi. Questi temi e questi problemi sono stati sviscerati che riguardano non solo la forma degli atti, ma anche la sostanza. Mi permetto di dire che la preoccupazione più grande eh, che ha portato i consiglieri comunali che hanno deciso di andare dal notaio e, e sciogliere il consiglio è quella, diciamo, legata al bilancio, a un bilancio 2016 che ieri sera è stato ricostruito in maniera molto diciamo, dettagliata dal punto di vista degli atti, quindi che parte con la famosa 52, un consuntivo poi 2016 che si chiude su una delibera di giunta che al 30 aprile non c'è, che non esiste, perché è poi è stata approvata solo a giugno. Ma, eh, quello che ci diciamo più preoccupa sono i conti. Ci sono dei disallineamenti di, di bilancio sugli aggregati macroeconomici. Si chiude con un bilancio, ci dicono, di 22.000 euro. Qualcun altro invece mh, attenziona eh, le autorità terze, che il bilancio avrebbe dovuto chiudere con un disavanzo di oltre 180.000 euro. Adesso si apre una fase diversa, una fase che proietta Nereto verso il futuro, parliamo ipoteticamente di un'altra un campagna elettorale, come ci si muove adesso e come eh, si muoverà insomma, chi invece ha un'idea diversa rispetto a quello che è successo. Occorre aprire un tavolo di lavoro con eh, la società civile, con la cittadinanza, con le associazioni, con eh, tutta una serie di realtà che ci sono sul territorio, di persone che ci sono, con un mix credo di esperienze e con eh, nuovi ingressi. Una piattaforma civica, eterogenea, che sappia colmare il gap che c'è stato eh, in questi anni e riportare il nostro Paese ai livelli che merita.